Il crescente dibattito sulla crisi economica può rendere riluttanti quando si tratta di investire, ma dall'altra parte, in queste situazioni, il timore che i nostri risparmi si deprezzino è costante. Ma come uscire da questo dilemma? È importante sapere come proteggere i tuoi investimenti in tempi di elevata volatilità, quando anche i mercati, un tempo considerati calmi, non sono più un porto sicuro. In questo video ti spiegheremo come tutelare al meglio i tuoi investimenti utilizzando i CFD e i meccanismi di short selling ed hedging. Ma prima di iniziare, ricordi di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato sul mondo dei trading e degli investimenti e lasciaci un like. Dalla vendita allo scoperto. Il primo meccanismo che puoi usare per cercare di proteggere i tuoi investimenti è la vendita allo scoperto. In pratica è possibile capitalizzare e conseguire un profitto anche sul calo dei prezzi, non solo sull'aumento di essi. Indipendentemente dal mercato, soprattutto durante i periodi economici difficili, i prezzi delle attività possono aumentare bruscamente un giorno per poi precipitare il giorno successivo. Gli investitori possono prendere dunque una posizione lunga e quindi acquistare o una posizione corta, ossia a ricorrere alla vendita allo scoperto. In questo modo è possibile guadagnare sia che i prezzi salgano che scendano. Tuttavia è importante ricordare che qualsiasi attività di investimento comporta un rischio e nel caso in cui il mercato si muova contro le proprie posizioni è possibile rincorrere in perdite ingenti. Pertanto è fondamentale cercare di ridurre al minimo il rischio attraverso la diversificazione dei propri investimenti e una solida strategia di risk management. Al fine di mettere in pratica questa strategia non è necessario possedere lo strumento sottostante al fine di completare una vendita allo scoperto. Ad esempio è possibile ricorrere ai contratti per differenza, o anche detti CFD. Quando acquistiamo un CFD con un asset sottostante su un'azione, in realtà non possediamo l'azione, ma ne scambiamo solamente il prezzo. Un altro vantaggio dei CFD è il vasto numero di strumenti che si possono utilizzare. Passiamo ora all'hedging. Qualsiasi investitore, anche all'inizio della strada in questo campo, può proteggere il proprio portafoglio detenuto in un dato momento. La strategia di hedging prevede il congelamento temporaneo del risultato di un'operazione. Questo viene fatto aprendo simultaneamente posizioni di vendita e acquisto della stessa dimensione fino al termine del periodo di fluttuazioni indesiderate. Questa strategia di copertura può essere utilizzata ogni volta che è necessario. Ad esempio, quando si detiene nel nostro portafoglio azioni il cui prezzo sta diminuendo improvvisamente e ci si vuole proteggere fino al superamento del trend ribassista. Dunque, è possibile utilizzare un CFD vendendo allo scoperto per un importo pari a quello detenuto. In questo modo si mantiene contemporaneamente una posizione di acquisto e una posizione di vendita per lo stesso titolo, congelando di fatto l'esito delle due fluttuazioni. Non importa in quale direzione si muoverà il prezzo, per quanto perdiamo da una parte ma guadagniamo dall'altra. Questa strategia può ridurre al minimo il rischio e minimizzare le fluttuazioni, ma non proteggere gli investitori al 100%. Ad esempio, il proprio portafoglio può essere influenzato da alcune commissioni. Passiamo ora al trading a leva. I CFD permettono anche di usufruire del cosiddetto effetto leva nelle proprie strategie. In sostanza è possibile aprire un trade che coinvolge solo una percentuale del capitale normalmente richiesto e non tutto quanto. Utilizzando la leva, infatti, il capitale coinvolto nell'apertura e nel mantenimento di un'operazione di copertura viene ridotto. Vediamo un esempio. Vogliamo aprire una transazione di 500 euro con una leva di 1 a 10. Quindi non dovremo bloccare tutti i 500 euro nella transazione, ma solo 50 euro. Attenzione però, sia i guadagni che le perdite verranno calcolati come per una transazione da 500 euro, quindi 10 volte superiore. È importante tenere a mente che i CFD sono prodotti complessi e richiedono un approccio attento all'investimento costante nella propria educazione finanziaria. Se sei interessato ad approfondire la tua conoscenza sul mondo dei trading e degli investimenti, ti suggeriamo di dare un'occhiata alla sezione formativa sul nostro sito. Troverai una vasta gamma di contenuti gratuiti per ampliare la tua conoscenza sul mondo dei trading e degli investimenti. Puoi trovare il link al nostro sito nella descrizione del video. Se ti è piaciuto questo video, lasciaci un like e facci sapere nei commenti quali altri argomenti vorresti che trattassimo.